al Red Pit. Hai parlato con Kerry? Non è che ha cambiato idea? No, no, l'ha fatto. Ha fatto piuttosto bene. Non lo vedevo così dai tempi di sempre. Non sei riuscita a convincere Danny? No, ho provato di tutto, ma niente. Beh, allora ci vediamo stasera. E non preoccuparti per la chitarra, ho già tutta la strumentazione. Vi, ho qualcosa per te. Non so se lo sai, ma questa apparteneva a Silverhand. Cazzo, Nancy ci sa proprio fare. Dovremmo solo sussurrarle Mikoshi all'orecchio e sarebbe fatta. E tu saresti... Vi, ci siamo visti da Danny. Ah, giusto. Che cazzo di casino, eh? Dov'è Kerry? Dovrebbe arrivare a momenti. Mi ha detto che suoni molto bene. Lo spero proprio, perché non faremo nessuna prova. Mi preoccuperei di più del rimpiazzo di Danny. Kerry ha chiamato Drowsin, dei Catroot. Lo conosco, l'ho visto suonare. E? È bravo? Non è male, non eccezionale. L'incognita della serata sei tu. Prendi la pillola, ma sii discreta. E se iniziassi di nuovo a vomitare sangue? Cerca di non dare nell'occhio. È la grande serata di Kerry. Ho l'impressione che Nancy creda che io non sia all'altezza. Beh, ha ragione. Sei pronta a spaccare? Divertiti. Eccoti qui. Questo è Drowsin, dei Catroot. Ehi, sono un fan, un grande fan. Anche tu. Ho tutti i loro album. Cioè, non avrei mai sognato. Rilassati, Chum. È sulla tua stessa barca. Se vuoi parlare con una star, parla con me. E cerca di calmare quei tremiti. Sto tremando come lui. Se non peggio. D'accordo. Andiamo. Yeah.
stronzata. Che cosa? In realtà ero parecchio nervoso per il concerto. Sentivo di dover dimostrare qualcosa. A me stesso, a te, non so che cazzo. Ma alla fine mi sono solo divertito. Tutto qui. Vuoi farlo di nuovo? No. Va bene così. In tal caso, ecco. Prendila. Come souvenir. Sei sicuro? Non suonerò senza di te. Non sarebbe lo stesso. So cosa cerchi di fare. Ma io continuerò a suonare. Vuoi sentire una nuova... Johnny? Se n'è andato, vero? Sì. Ma può ancora sentirti. Grazie. Ma... ora non sono dell'umore adatto per voci dall'oltretomba e tavoli che si muovono. Credo che questa dovresti tenerla tu. Non avresti dovuto, davvero. È la pistola con cui ho cercato di sparare a Johnny quando è entrato in casa mia. Vuoi dire con cui hai cercato di sparare a me? Già. E prima... non importa. Fico! Mi sento come se mi fossi risvegliato da 50 anni di sonno. Si torna al lavoro. Stammi bene, Vi. Mi farò sentire. Beh, non è andata così male, no? Peccato che Kerr se la sia filata. Spero siano le ultime richieste. Forse. Ora potrai fare quello che vuoi. Devo parlare con Anako. È in fretta. Ok. Come vuoi. Andiamo. Mi piace per niente. La troia di porcellana è il peggio del peggio. Ti calmi due secondi. Entriamo, parliamo e ce ne andiamo. Punto. Hanako-sama o machi da. Ha sgomberato tutto. Merda. Eccellente. Sei venuta? Grazie per l'incontro. Figurati, Lee. Sono io a ringraziare te. Prima di parlare dei dettagli, credo di doverti una spiegazione. Voglio dirti
Perché ho cambiato idea e ho deciso di aiutarti. Non potevi sapere se fidarti di me, se Yorinobu aveva ucciso tuo padre. Invece adesso? Lo sapevo, fin dall'inizio. Tu lo sapevi? Tutti i membri del consiglio lo sapevano. Nessuna delle persone coinvolte ha mai creduto nell'avvelenamento. I dettagli erano disparati, incoerenti. Lo sapevi, ma non hai fatto niente. Perché? Ieri hai scoperto all'improvviso di avere una coscienza? Mio padre aveva i suoi difetti. Lo so. So bene che non era un santo. Quando doveva eliminare un nemico, lo faceva senza un briciolo di pietà. Un comportamento che Yorinobu non tollerava. Ma per mio padre, il fine giustificava i mezzi. Saburo Arasaka ha sempre dato importanza a una cosa sola. Vuoi sapere cosa? Non ne ho idea. La famiglia. La nostra famiglia. Io dovevo esserne il cuore, per sostenerla, per assicurare continuità, stabilità, per non oppormi mai. Yorinobu doveva avere istruzioni leggermente diverse. Yorinobu ha dichiarato guerra a nostro padre, ma è un Arasaka. È la mia famiglia. Non mi aspetto che tu capisca. Voglio solo che tu sappia che non mi oppongo volontariamente a mio fratello. È difficile. È tuo fratello. È stato difficile e sarà difficile. Diciamo che capisco. Ma perché hai cambiato idea? C'è stato un allarme durante la parata. I protocolli di sicurezza erano stati violati. Lì abbiamo avuto i primi dubbi, che sono aumentati nel tuo nascondiglio, quando la squadra d'assalto di mio fratello è arrivata non per salvare, ma per uccidere. Yorinobu non si farebbe problemi a sacrificarti. A mio fratello non è mai importato niente di noi. Mio padre aveva ragione. Io sono stata allevata per diventare il cuore della famiglia. È ora che gli Arasaka ascoltino il loro cuore. Faremo giustizia. Hai portato il Soul Killer, come eravamo d'accordo. Dito sul grilletto, non dire niente. Ovvio che non ho il Soul Killer. Direi che non ci conosciamo ancora così bene. Tieni alta la guardia. Comprensibile. Ma non è necessario. Siamo qui perché so come salvarti la vita. Posso portarti al Mikoshi. Cioè? Il Mikoshi non esiste nel mondo reale. Ma i suoi punti d'accesso sì, e uno è molto vicino. Dove? Qui a Night City, sotto l'Arasaka Tower. Dobbiamo andarcene. Adesso. Vuoi andartene? Cosa te lo fa pensare? Non intrometterti, così posso ascoltarla. Ah, sarà un vero disastro. Siediti. Abbiamo poco tempo. Sai come avere la mia attenzione. Continua. Avanti. Mio fratello. Sentito? Sento puzza di bruciato. Occhio a non scottarti. Deve assumersi la responsabilità delle sue azioni. Si direbbe che tu voglia vendicare il tuo paparino morto. Voglio che l'Arasaka Corporation sappia la verità. E come pensi di fare? Yorinobu? Hanako-sama, sorosoro gojitaku ni omodori itadaite. Sugu ni sumu wa? Presto Yorinobu convocherà una riunione del consiglio. Parteciperanno i rappresentanti di tutte le fazioni. È il momento perfetto per rendere note le circostanze della morte di mio padre. Ti porterò alla riunione e tu testimonierai contro mio fratello. Testimoniare? Senti, scusa la sincerità. Aiutami a togliere di mezzo Yorinobu e io ti aiuterò a sbarazzarti del costrutto.
L'offerta mi attira. Devo pensarci. Naturalmente. Ma fai in fretta. Yorinobu è in massima allerta dopo la parata. Potrebbe nutrire dei sospetti. Leviamoci subito dal cazzo. Vi, stai bene? Sì, è solo... Stai sanguinando. Merda. A quanto pare non ti resta molto tempo. Non rimandare. Prendi una decisione. Oh, ci penserò su. Un po' d'aria fresca ti farà bene. Adesso. Avevo avvertito. Che fai? Cazzo, potrebbe succedere tra qualche ora, Vi. E ti reggi a malapena in piedi. Ma io sono a posto. A me il corpo dà retta. Capisci dove voglio arrivare? Certo che capisco. Vuoi che ti ceda le redini? Io ti voglio salvare la vita. Prendi la pseudo-endotrizina, fatti da parte e lascia a me i comandi. Ti porterò io al Mikoshi. Come di preciso? Di sicuro senza l'aiuto di quella stronza di porcellana. Non ce la faremo mai senza aiuto. Su questo hai ragione. Infatti mi porto Rogue. Non è ancora arrugginita del tutto. E poi mi deve un favore. Forse mezzo secolo fa ti avrebbe dato una mano. Ma ora... mi pare improbabile. La convinco io. Abbiamo una certa esperienza in operazioni come questa. Ci facciamo strada nella Arasaka Tower come abbiamo fatto anni fa. E poi troviamo il modo di entrare nel Mikoshi. È la nostra unica possibilità. Rogue, non so. Pensi davvero che funzionerà? Con la sua esperienza? Le sue risorse? I suoi contatti? Non esiste niente di meglio, Ensi. Johnny... Fidati, funzionerà. Entriamo nella torre. Alta apre il Mikoshi e io distruggo quel... Perfetto, ti fai un altro sonnellino? Cosa? Sono... No, non hai come pensi. Non ancora me. Piano. Aspetta a muoverti. Vic. Stai male, lo so. Deliravi quando sei arrivata, così ho dovuto darti del beta alloperidolo. Ma l'ipersensibilità alla luce è un buon segno. I tuoi nervi ottici non sono danneggiati. Come sono arrivata qui? Ti sei trascinata con le tue gambe, eri a pezzi. Hai fatto prendere un colpo a Misty. Dopodiché hai buttato giù il paziente che avevo sul tavolo e hai preteso di essere curata subito. Digli che è stato il tuo angelo custode. Io... non ero in me. Lo so, e la cosa è un po' preoccupante. Quindi quanto è grave? Così grave, eh? Ok, così dovrebbe andare meglio. Prova a tirarti su, piano. Ci provo. Forse mi sta tornando la sensibilità. Ah! Ho detto piano. Un altro trionfo per i libri di storia. Beh, riesco a sedermi senza fatica. Ma direi che non hai buone notizie per me. Beh.
Per quanto tempo pensi di poter andare avanti così? Dimmelo tu. Secondo me, non per molto. Al prossimo attacco non riuscirai a trascinarti fin qui. Creperai in qualche vicolo. È la tua ultima possibilità di prendere in mano la situazione. Lo capisci questo? Lo so, Vic. Ci proverò. Presto. No. Devi farlo ora. Vedi quella roba là sopra? Sì. Cos'è? Lì trovi l'ultima dose di pseudoendotrizina. Un regalo di Misty. Vuoi cedere alle voci che hai nella testa? Prendila. Fa un tiro. Spegni la luce. Esci di scena. Oppure, trova un altro modo. Scegli tu come va a finire. C'è anche un regalino da parte mia. Inibitori. Sforzati di fare questi pochi metri. Il resto dipenderà da te e da te soltanto. Hai sentito? Abbiamo un'ultima possibilità. Prendo io le redini. Endotrizina. Rogue Arasaka Tower. Questo è l'unico modo. Basta, Johnny. Devo pensarci. Vuoi pensarci? Va bene. Ma non in questo scantinato dimenticato da Dio. Cazzo, Vi. Stai parlando da sola. Ad alta voce? Cosa? Devi decidere. E in fretta. Dovrei farcela. Qualsiasi cosa tu decida, prima andiamocene da qui.